raccontare la giornata di oggi. Non entrerò nella bagarre di chi è più onesto di chi o chi è meno onesto di chi, ma semplicemente continuerò a lavorare con tranquillità e correttezza come sempre nel mio lavoro. Sarebbe bello avere gli stessi titoloni e la stessa attenzione che abbiamo avuto durante tutta la giornata quando si raggiungono anche dei risultati, e come i tanti risultati raggiunti in questi anni. Penso al debito ridotto quasi del 50%, alla raccolta differenziata ormai al 75%, a tutto l'amianto tolto dalle scuole e anche al piano di risanamento approvato del Teatro Regio che già da quest'anno ci porterà ad avere il doppio dell'apertura di sipario. Quindi un vero e proprio rilancio. E invece proprio il teatro diventa il terreno di scontro insomma, di questi esposti, perché ricordiamo che questo essere indagati, poi un atto dovuto a seguito di un esposto, di un esponente del Partito Democratico che forse, non essendo mai riuscito ad attaccare, avere una sua visione politica, è passato agli esposti. Ma noi andiamo avanti con tranquillità, abbiamo già dato tutta la massima disponibilità alla magistratura. Non vediamo l'ora di chiarire la situazione e non vediamo l'ora di andare avanti serenamente per quello che sono, insomma, le azioni che stiamo facendo sulla città. Perché un obiettivo noi lo porteremo comunque a casa, che gli piaccia o meno, di questi 5 anni, che è di lasciare una città molto meglio di come l'abbiamo trovata.